mancava il freddo, oggi veramente fa molto molto fresco, però non mi tiro indietro e ti sto preparando il terzo workout per una mega massa, se sei interessato ad aumentare la tua massa muscolare, oppure per chi cerca solamente a mantenersi tonificare, basta che si ferma un paio di ripetizioni. Prima, mega massa non vuol dire che diventerai Hulk da oggi a domani. Quello è predestinato soltanto per chi è geneticamente dotato. Mega massa vuol dire che avrai uno sviluppo rapido se ti impegni abbastanza in questo nuovo programma di allenamento, dove utilizzeremo super serie, alte ripetizioni, pochissimo tempo di pausa tra le serie, ma questo avrai durante il video e durante tutti gli allenamenti insieme, perché a ogni allenamento parlerò di varie cose. Ok, dunque non preoccuparti, in più per le donne non prendere paura perché è molto difficile che tu possa mettere massa muscolare, mi riferisco alle donne, perché il profilo ormonale non è come quello maschile, dunque sarà molto difficile. Quello che hai bisogno per tonificarti, magari dare un po' più forma, una forma più armonica, vai tranquilla che non succederà niente, è importante impegnarsi e vedrai che più sciogli il grasso, magari sei del grasso intorno a qualche punto del tuo corpo, ovviamente non dimagrisci sui certi punti, il corpo dimagrisce in assambo, diciamo, ok, non so come si dice qui, però non puoi dimagrire su delle parti specifiche, ok? Bene, dunque, mega massa, questo è il terzo workout, oggi faremo spalle, tricipiti, bicipiti. E se dovrei fare una specializzazione per le gambe, decido nel finale del video se farlo oppure no, perché è la prima settimana, è la settimana leggera di downshift, cioè si applica un'intensità intorno al 50%, in pratica ti devi fermare un paio di ripetizioni prima di arrivare al cedimento, se sei interessato ad aumentare la tua massa muscolare, a prescindere dal fatto che uno vuole solo stare in forma, ti devi fermare 2 o 3 ripetizioni prima. Allora ci rimane soltanto di iniziare il nostro terzo workout della settimana, dopodiché siamo già nel fine settimana, avremo il weekend libero e ho lasciato questi gruppi muscolari più piccoli apposta perché il fine settimana siamo abbastanza stanchi quasi tutti. Come hai visto, il primo allenamento della settimana abbiamo iniziato è stato fatto un lavoro per un certo gruppo muscolare, pettorale, schiena e via dicendo, metà settimana gambe e adesso tocca a gruppi muscolari più piccoli. Diamo il via. Primo gruppo muscolare, quello dei deltoidi, ci concentriamo maggiormente sul capo mediale perché è questo che dobbiamo dare maggiore priorità. Primo esercizio di stensione sopra la testa con i manubri, 3 serie. Ok, 20 ripetizioni nella prima serie, scegli un peso con il quale puoi fare 20 ripetizioni al cedimento, vicino al cedimento per chi non è interessato ad aumentare la propria massa muscolare. Ok, e andiamo su con un movimento di 1 secondo e scendiamo in 3 secondi per 20 ripetizioni. Ok, soltanto 35 secondi di pausa, facciamo partire il cronometro e partire il cronometro anche per vedere tutta la durata di questo allenamento. Non ho fatto le 20 ripetizioni perché, come dicevo, la settimana leggera devi stare con un'intensità minore, cioè intorno al 50-70%, e nello stesso tempo utilizzi meno peso e meno ripetizioni nel target che devi eseguire. Ok, si dovrebbe aumentare il peso, però io utilizzo lo stesso.
Ok, stavolta andiamo a incrementare un po' il carico. Per la seconda serie, sai che aumenti il carico e scendi di ripetizione intorno a 9 ripetizioni con lo stesso tempo di esecuzione della prima serie. Invece nella terza serie andiamo ad aumentare il carico, però le ripetizioni le facciamo più veloci. Ripetizioni veloci con un tempo di esecuzione 1-1, cioè sempre controllate per ora, mi raccomando, del tipo come un pistone su e giù, sempre controllato, un secondo per ciascuna fase della ripetizione. Fai conto che dovresti fare intorno a 5-6 ripetizioni, dunque 2 secondi per più o meno per ciascuna ripetizione. Sono ripetizioni più veloci, potresti fare anche stesso tempo di esecuzione delle prime 2 serie, però diciamo che stai creando troppi maggior danni e non riesci ad avere il tempo di recuperare, ok? Bene, adesso che abbiamo già dato l'inizio, passiamo alla prima super serie, super set. Soltanto 35 secondi di pausa, facciamo un braccio alla volta per queste super serie. Primo esercizio, alzate laterali, non alzare il braccio su. Una volta che il braccio è inferiore addirittura alla linea parallela con il pavimento, è già contratto al massimo. È una questione di biomeccanica, non è una mia scelta, ok? Seconda super serie. Wow. Ti garantisco che 2 super set già sono micidiali
ci bastano per questa prima settimana, per questi, per un braccio alla volta. Quando serve il cronometro facciamo, partiamo già subito con, wow, sento già un bel lavoro, utilizzo dei pesi medi senza schiacciare e farti male alle tue articolazioni, sentirai un ottimo lavoro. E partiamo anche con questo braccio, un secondo su, ci fermiamo anche prima, puoi fermarti prima qui, non serve andare in alto, utilizzo lo slancio e scendiamo in 6 secondi. Questi super serie, queste super serie fa davvero molto molto wow, sentirai un bel carico proprio di lavoro su questo determinato muscolo, sul deltoide laterale, deltoide mediale. La potenza di quello che può fare un manubrio leggerissimo addirittura. Cinque secondi. Ti garantisco che se ti concentri bene avrai un ottimo carico di lavoro sul tuo muscolo target. Nel primo esercizio della super serie utilizzi la cadenza di 6 secondi, invece per il secondo esercizio la cadenza un po' più veloce, quella power, 3 secondi. Ottimo, deltoidi, abbiamo già chiuso con il primo gruppo muscolare, passiamo al prossimo. Iniziamo il gruppo delle braccia come primo muscolo tricipite. Perché cominciamo con il tricipite e non il bicipite? Perché? Perché il pompaggio del bicipite può causare un maggior pompaggio del bicipite, può causare un minore allungamento del tricipite. Se vedi qui, il pompaggio del tricipite impedisce al tricipite di allungarsi. Perciò questo è un consiglio che puoi tenere conto. Primo esercizio, distensioni con i manubri, distensioni dico, ok, non estensioni, spinte in pratica con i manubri, i gomiti vicino al
corpo, in questo caso abbiamo maggior focus sul tricipite, ovviamente entra in gioco anche il leggermente molto poco il pettorale, così abbiamo un lavoro molto minore, un lavoro indiretto per i pettorali, ok? Così recuperano dagli allenamenti precedenti, ok? Puoi fare una o due serie di riscaldamento. Ci riposiamo 2 minuti e cominciamo la prima serie su 3. Prima serie, 20 ripetizioni, però facciamo 15 tempo di esecuzione, 1 a 3. Un secondo di spinta e 3 secondi per la discesa. 2, 3 e su. Facciamo partire il cronometro per la nostra pausa, incrementiamo un po' il carico perché è andato abbastanza bene. Già passati 25 secondi più o meno, ci prepariamo già. Ok. La seconda serie dovremo fare incrementi il carico in modo da fare 9 ripetizioni. Incrementiamo ancora il carico e stavolta facciamo 6 ripetizioni. 25 secondi già passati. 30 secondi, ci prepariamo, diamo in spinta in alto e da qui partiamo. Oh. Sarà dei beat. Anni che non faccio questo esercizio, si vede che la coordinazione mi manca. Utilizza una panca leggermente declinata, con una declinazione leggera. Se non ce l'hai disponibile, puoi mettere un ripiano davanti alla panca. Ok, attento a non scivolare, non andare con una declinazione eccessiva. Bene, i gomiti vicino al corpo. E quando spingi in alto, immagina di spingere non come il pistone in verticale, ma leggermente indietro verso la testa. Ok, le 3 serie abbiamo fatto, facciamo partire anche un po' il cronometro, 2 minuti, 2 minuti e mezzo, 3 minuti di tempo che ti serve per prepararti per la super serie per i tricipiti. Adesso io farò i tricipiti al cavo, però tu se non hai disponibilità, magari ti alleni a casa ovviamente e hai solo dei manubri, ti dirò in alternativa quale esercizio potresti utilizzare. Cominciamo la super serie per i tricipiti. Ok, saranno 3 in totale. Nel primo movimento facciamo le spinte in
Baso un esercizio prevalentemente di contrazione, portare in maggior contrazione questo muscolo. 6 secondi per la fase di salita e uno di spinta, e dopodiché si farà il secondo esercizio per 8 ripetizioni in ciascuno dei due. Ok, a questa posizione andiamo un secondo basso e torniamo in 6 secondi. 2, 3, 4, 5, 6, 1. E per il secondo spinte dietro la testa al cavo con il metodo 1 a 3, cioè 3 secondi per trattenere il peso. 35 secondi di pausa, mi raccomando un cronometro se non vuoi andare fuori strada, come quelle macchine potenti quando le guidi, oppure anche la moto, devi fare attenzione, devi essere sempre tutto alla perfezione, cercare di fare la perfezione se non vuoi farti male o se non vuoi fare le cose sbagliate. Altri 35 secondi, dai, facciamo anche il terzo super set, magari stiamo su 5 ripetizioni per ciascun esercizio, o già dal secondo super serie sentirai di aver lavorato bene il tuo muscolo, il tuo tricipite, anche se utilizzi un carico, non un carico eccessivo, ok? Già 30 secondi passati e partiamo.
Direi super, wow, lo sentirai veramente, vedrai un ottimo coinvolgimento di questo gruppo muscolare. Principi abbiamo finito, vedi cosa vuol dire allenarsi in modo efficiente, allenarsi bene, in minor tempo possibile, così esci fuori subito dal tuo, finisci già, esci fuori dalla palestra, se ti alleni in palestra e vuoi utilizzare questo nuovo programma per aumentare la tua massa muscolare, se sei cerca ad aumentarla, oppure vuoi semplicemente cominciare a mantenerti, tonificare, oppure vuoi solo stare in forma, allenarsi bene, uscire prima possibile dalla palestra, finire prima l'allenamento se lo fai a casa. Principi che abbiamo finito, wow, sento che sento un po' di tempo che non sentivo un bel pompaggio di questo, del mio tricipite. Passiamo ai bicipiti, uno dei miei gruppi muscolari ben sviluppati, perché c'è la separazione tra il bicipite e il tricipite, perché non è, quando si ha, per chi è più esperto, parlo adesso, per chi, non per coloro che vogliono solo stare in forma, per coloro che vogliono ingrandire le braccia, non è tanto avere un braccio grosso, ma è la separazione tra codesti muscoli, cioè tra il bicipite e il tricipite. Deve avere una separazione. Quando fletti, uno ti dice di flettere i bicipiti, deve vedere la separazione dal bicipite e vedi lo spacco qui che c'è la separazione. Quello vuol dire avere un bel braccio. Quando il braccio è soltanto grosso, avere un braccio da 50, ok, perché qui conta le misure, diciamo, non la simmetria a definizione, ok, un braccio tanto per averlo grosso, con coperto di grasso che non si vedono le vene, che non hai un picco del bicipite della parte esterna, quello non è un braccio. Prima di iniziare l'allenamento per i bicipiti, volevo dirti due cose. La prima, e ti avevo detto che nell'allenamento per i tricipiti, quali sono le alternative quando non hai il cavo? Allora, per il primo esercizio puoi fare le estensioni all'indietro per i tricipiti, ok, con il busto piegato a 90 gradi, e per il secondo esercizio estensioni dietro la testa con entrambi con i manubri. La seconda cosa che può essere interessante per te, puoi utilizzare singoli allenamenti per gruppo muscolare. Durante un tuo allenamento, quando ti alleni in palestra, puoi prendere singoli allenamenti, per esempio questo che abbiamo fatto prima per i tricipiti oppure questo per i bicipiti, e adattarli in palestra a te, in modo da vedere se ti trovi bene. E dopo, magari più avanti, puoi provare tutto la split settimanale di 3 giorni di allenamento. Come dicevo, ci alleniamo lunedì, mercoledì e venerdì, e con il fine settimana pausa. Ok? Stessa cosa, iniziamo l'allenamento per i bicipiti. Stessa cosa se non hai l'attore lat machine, ovviamente se ti alleni in palestra c'è, ok, per chi si allena a casa. In alternativa puoi usare il curl seduto con i manubri. Ok, 3 serie, sempre le solite 3 serie, incrementiamo il carico ad ogni una. Ok, automaticamente abbassiamo le ripetizioni, 20 ripetizioni per il primo esercizio, ok, non andiamo ad allungare del tutto ok, ci fermiamo prima con i gomiti leggermente piegati, andiamo su e ci concentriamo maggiormente sul movimento dei bicipiti, 3 secondi su e 1 secondo giù, la presa abbastanza vicina.
Ok, facciamo partire il cronometro. Un po' di carico. Abbassiamo le ripetizioni a 9. Ok, prima settimana, sempre settimana leggera, dopodiché dalla seconda fino alla sesta avrai tempo per spingere molto di più. Ok, anche se faccio meno di 35 secondi, meglio ancora. Non occorre neanche perché tanto io ormai bene. Trazioni a lato machine con presa inversa è un po' più vicina, ci concentriamo maggiormente sul bicipite, ovviamente lavora in modo indiretto anche la nostra schiena, però dobbiamo, ti devi concentrare, dobbiamo insieme ovviamente, concentrarci maggiormente sul lavoro dei bicipiti. Ok? E 5-6 ripetizioni. Io sto trattenendo il peso con i bicipiti. Ottimo, 2 minuti di pausa e ci prepariamo per la super serie. Prendiamo un po' di appunti di quello che abbiamo fatto. La nostra super serie per i bicipiti include spider curl durante il primo esercizio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, e su. E per il secondo esercizio su panca inclinata. Okay.
È sufficiente per questa prima settimana. Sempre 3 super serie, però ci fermiamo prima, decidi te se vuoi, e andiamo a chiudere anche questo terzo workout per la nostra mega massa con l'ultimo esercizio. Hammer cavi, manubri, stavolta utilizzeremo il metodo rest pause. 3 serie con 10 secondi di pausa tra di loro. 15 ripetizioni nella prima serie. Il braccio a martello, scendiamo in 3 secondi e su. Ok, 10 secondi, stavolta lavoriamo i brachiali, ok? Partiamo. Concluso anche il terzo workout della settimana. Settimana leggera, già sento di aver ottenuto anche un bel lavoro in pochissimo tempo. Siamo intorno a un'ora e qualcosa di allenamento, dato che ho parlato e ho dovuto preparare un po' di cose. Ok, fai conto che con più o meno un'oretta ci vorrebbe 45-50 minuti per ciascun allenamento, dipende quanti esercizi sono da fare. Fai conto che per un totale di 3 ore e mezza, farla grande 4 ore settimanali, hai un ottimo programma. Te lo consiglio di iniziare a utilizzarlo, sia che tu ti alleni in palestra oppure fai un allenamento a casa nella tua home gym. Per oggi era tutto, ci vediamo dalla seconda settimana con il quarto, quinto e sesto workout. Ti ringrazio per aver guardato il video, se hai il piacere di iscriverti al canale, mettere un mi piace e noi ci vediamo alla prossima!